Si sono dati appuntamento nel piazzale dell'ex caseificio per raggiungere attraverso le vie di campagna il cantiere di Casepente, dove la SNAM vuole realizzare la centrale di compressione. Qui, muniti di bandiere e striscioni, sono entrati all'interno dell'area, occupandola per alcuni minuti con un sit-in pacifico. I comitati cittadini per l'ambiente alzano il livello della protesta. La delegazione, composta da 11 ambientalisti, guidata dal portavoce Mario Pizzola, ha ribadito con tanto di megafono che il cantiere risulta illegale perché non sarebbero state ottemperate le 22 prescrizioni imposte dalla legge per l'avvio dei lavori, circostanza che i comitati avevano fatto notare alla procura di Sulmona, attraverso la presentazione di due esposti che si trovano ancora sul tavolo del magistrato. In particolare, secondo gli attivisti no SNAM, il cantiere allestito dalla SNAM non è in regola perché l'autorizzazione a costruire è scaduta il 7 marzo 2023. E avrebbe iniziato i lavori il 1 marzo del 2023 e così è stato. Ha messo su il cantiere illegale che non poteva aprire e dopo 6 giorni cosa è successo? È scaduta l'autorizzazione a costruire da parte del governo, del ministero. Quindi non è stata rinnovata l'autorizzazione a costruire e praticamente la SNAM, questo cantiere, si trova senza autorizzazione. Noi abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica dettagliato, abbiamo presentato anche una integrazione all'esposto. Al termine della protesta, durata all'incirca mezz'ora, sul posto è arrivato il servizio di vigilanza della SNAM. Non solo, anche le forze dell'ordine si sono precipitate a Casepente per controllare la situazione. La squadra volante, il settore anticrimine della polizia, agli ordini del vicequestore aggiunto Stefano Bortone, hanno identificato tutti e 11 gli ambientalisti che sono entrati nel cantiere. Come atto dovuto, nelle prossime ore saranno denunciati in procura, 12 in tutto le denunce. Il portavoce infatti sarà deferito anche per non aver comunicato alla questore la manifestazione svolta.